Perché si dice sempre che lo stress può influire sul nostro stato di salute ed in particolar modo sulla nostra composizione corporea? Facciamo un passo alla volta, cerchiamo di capire prima cosa significa questa parola, stress. Stress significa condurre una vita frenetica, voler fare tante cose durante la giornata, avere un lavoro impegnativo o che proprio non ci piace, cercare ad ogni costo di allenare il corpo in modo talvolta eccessivo, oppure non dormire a sufficienza e tante altre situazioni. Nello specifico, lo stress è una reazione del nostro organismo a un evento che altera il nostro equilibrio. Ed anche quando ci alleniamo, alteriamo il nostro equilibrio. Ma quali sono le molecole, o meglio, le biomolecole, che vengono prodotte dal nostro corpo quando abbiamo situazioni di stress? Gli ormoni. Se avete visto questo video, conoscete già cosa sono. Poi, se vi servono altre informazioni per capir meglio, approfondiremo. Basta scriverlo. E quali ormoni? Il cortisolo, che è un ormone steroideo, e ricordo che è una molecola che porta il messaggio dentro la cellula, e le catecolamine, cioè adrenalina e noradrenalina, che sono ormoni peptidici, ovvero molecole che portano il messaggio fuori dalla cellula. Ora fermiamoci un attimo, perché so già che alcuni di voi si sono persi. Andiamo con ordine. Allora, il cortisolo è quindi un ormone e possiamo paragonarlo ad un postino che va in bici, quindi impiega un certo tempo per consegnare la posta, ma ha il vantaggio di riuscire a suonare tutti i campanelli, solo che ci impiega tempo. Mentre le catecolamine le possiamo paragonare al postino che non usa più la bicicletta, ma bensì un'auto da rally. E per quanto possa andare piano, dubito che si metta a suonare tutti i campanelli. Magari suona solo a quelli strettamente necessari. Questi esempi erano per farvi capire la differenza tra l'azione di questi due ormoni, ma proprio in maniera spiccia spiccia. Ora, in risposta a segnali di pericolo provenienti dal sistema nervoso centrale, ovvero dal cervello, vengono ad essere rilasciate grande quantità di catecolamine, ma anche discrete quantità di cortisolo, che vengono distribuite a tutto l'organismo, come parte della risposta a combatti o fuggi. Se state passeggiando per strada e vi inizia ad inseguire un cane, vi viene un'energia pazzesca. Riuscirete a correre come mai non avete corso prima. Questa grande energia, o meglio, questa prestazione, è resa tale grazie alle catecolamine, che danno l'overboost al vostro corpo. Quindi le catecolamine possiamo collegarle alla risposta allo stress immediato, che in questo caso è dato dal cane che ci insegue. Mentre il cortisolo, l'ormone steroideo, viene ad essere prodotto e rilasciato quando abbiamo uno stress lungo. E quale può essere questo stress? Beh, ad esempio, dormire poco, un periodo di studio stressante, un lavoro che a livello fisico o mentale sia impegnativo e che non ci piace, o anche una cattiva nutrizione o una dieta troppo restrittiva che ci provoca stress. Ora, avere livelli di cortisolo troppo alti, e sottolineo troppo alti, porta ad avere più grassa a livello della pancia. E perché questo? Perché il cortisolo ha un effetto lipolitico, cioè va a smontare le riserve energetiche del corpo, date dai grassi, dai trigliceridi, e quindi acidi grassi e glicerolo vengono immessi in circolo. E perché succede questo? Per dare al nostro corpo del materiale per produrre energia. Ricordiamoci che l'acido grasso viene utilizzato così com'è dalla beta ossidazione, mentre il glicerolo può essere convertito in glucosio dal fegato e quindi in energia di pronto utilizzo, che è più rapida rispetto all'acido grasso. Tutto bello, vero? Sì, tutto bello se tutto questo processo serve per risolvere una situazione legata allo stress, legata all'ambiente, compreso l'allenamento, dove c'è bisogno di energia per muoversi. Ma se io attivo questo meccanismo e sono sedentario, è un bel casino. Vediamo se riesco a farvelo capire. Allora, il meccanismo che vi ho appena romanzato porta ad avere acidi grassi e glucosio nel sangue. Se queste due molecole non servono, vanno a depositarsi in posti diversi da dove sono state prese. In particolar modo, grazie all'insulina, entrano
sia nel muscolo che nella cellula grassa, cioè negli adipociti, in particolar modo purtroppo nell'addome. Il muscolo si trova con delle molecole che ha già, non gli servono. Allora cosa succede? Che cerca di farci un qualcosa. Allora dice: sai che c'è? Questi acidi grassi e questo glucosio me lo conservo. E in questo modo la cellula muscolare si ingrassa, detta proprio in maniera semplice, e abbassa la sensibilità all'ormone insulina. Mette un cartello fuori che dice: qui siamo pieni, non ci serve né glucosio e né acidi grassi. E siccome questo effetto, quale effetto? Quello di avere un ormone, il cortisolo, che mette in circolo energia, quindi acidi grassi e glucosio, gli unici posti dove queste molecole possono ancora andare a finire è negli adipociti, in particolar modo negli adipociti dell'addome. Poi ovvio che ci sarà un limite, ma non andiamo oltre, perché sennò andiamo verso le malattie cronico-degenerative. Il cortisolo poi va anche a smantellare le nostre preziose strutture proteiche, in particolar modo a livello muscolare. Perché questo? Per poter produrre glucosio attraverso la gluconeogenesi che avviene nel fegato. E ancora una volta, se questo glucosio non serve, viene ad essere depositato nel tessuto grasso. Per modulare la produzione di cortisolo bisogna avere uno stile di vita sano e corretto, ed anche con l'attività fisica bisogna stare attenti, perché se fatta in eccesso porta a produrre più cortisolo, abbassando anche il sistema immunitario, ovvero abbassa le difese, i guardiani del nostro corpo. Qui parliamo di produzione di cortisolo in eccesso, perché piccole quantità sono importanti, ci aiutano a rispondere a situazioni di stress, tra cui anche l'allenamento, ben dosato però. Bene, io mi scuso, magari per la semplicità con cui ho trattato questo argomento, e sicuramente ho tralasciato alcuni aspetti. Che fare qui? Basta scrivere nei commenti e cerchiamo di ragionarci e di approfondire magari con un nuovo video. Io ho dovuto semplificare il più possibile, come in ogni video, per poter almeno lasciare dei concetti. È inutile fare dei professoroni dove magari gli unici a capirci qualcosa sono magari dei colleghi o chi studia queste materie. Quindi ricordate che è importante ridurre i livelli di stress, in particolar modo lo stress dovuto a situazioni croniche. Ed ora non resta che salutarvi, invitarvi a iscrivervi al canale, di accendere la campanellina per non perdere magari i prossimi video, e ultimo, non per importanza, lasciare un like che mi aiuta a capire se questo video vi piace e se sto facendo un buon lavoro. Detto questo, alla prossima, ciao!